Ciao, benvenuti in un nuovo video. Allora, per la serie dei calendari dell'avvento, oggi apriamo insieme questo calendario della Benefit, che è Shake Your Beauty. È questo qui ed è ancora chiuso. Allora, questa serie dei calendari dell'avvento è per vedere se ci stanno i prodotti, se per vedere gli spoiler, ma non troppo, per vedere se ci sono prodotti che ci possono interessare, se adatto alle nostre esigenze, se ci può piacere. È una cosa carina anche per vedere. E poi perché sta per arrivare il Black Friday e quindi è sicuro che qualcosa andrà in sconto e quindi magari è il momento giusto per decidere se acquistarlo o meno. Allora, dunque, vi devo dire che questo calendario si trova online oppure in negozio solo da Sephora. Il prezzo, lo sto guardando, è di 74,90 euro. Altra cosa che vi devo dire è che è un calendario da 12 caselle, come la tradizione anglosassone. Quindi ci sono mini size, comunque sia ha un valore molto più alto ed sappiamo che Benefit come make-up ha di suo in vendita le mini size, quindi il valore ci sta. E poi è un ottimo modo per provare i prodotti, però ha 12 caselle e un prezzo alto. Dunque, io quando sono andata da Sephora per la masterclass volevo provare il loro calendario, ma sono tutti sold out in negozio. Online ho visto che ci sono ancora, quindi se volete il calendario di Sephora prendetelo online che lo trovate, in negozio non c'è più niente. E mi hanno dato allora in cambio questo. E secondo voi io dico di no. Così lo guardiamo anche perché ha un prezzo alto, quindi iniziamo a provarlo. Come sempre per questa serie dei calendari dell'avvento, vi ricordo che qualche prodottino lo riceverete voi, basta comunque essere iscritte ed essere attive sul mio canale, quindi faccio un bel regalino anche a voi. Allora, io direi di iniziare, il prezzo ve l'ho detto, vi ho detto tutto. È la prima volta che un brand fa un calendario completamente suo, Benefit e Benefit. Io direi che a questo punto basta. Togliamo, no, non voglio leggere gli spoiler. Togliamo la plastichina, ecco, e adesso si apre così. Allora, è magnetico. Tanto voi da lì non riuscite a leggere e io non leggo così. Ed è così. È carino. Allora, vediamo perché non l'ho visto ancora neanche io. Ah, le caselle sono in ordine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E quindi si fa anche presto a fare. Partiamo, partiamo. Lo riesco ad aprire al contrario? Così. Sì, così lo vedete anche voi. Allora, la numero 1. Allora, prima cosa che noto subito è un po' difficile vedere i numeri, perché la 1 mi viene a pensare che sia questa, invece no, questa. Questa qua è la 2. Dobbiamo guardare un attimino i pallini, ma boh, non è un problema. Allora, 1. E iniziamo bene. Ah, sotto vi dice anche che cos'è nel caso non lo conosceste. Questa è la Hoola, la terra, la famosa terra di Benefit. Ma è in un pack proprio mini mini size, è un 4 grammi e la confezione è così. È diversa dalla classica. Infatti, normalmente qui c'è lo specchietto e il pennellino, mentre è proprio classica, cioè proprio in plastica, però è bellina, ci piace. Il prodotto però è sempre, forse è un 6. Adesso ci guardo e ve lo dico. Allora, ho voluto guardare sul sito di Sephora, la confezione è diversa, ok, però è sempre un 4 grammi, quindi la quantità di prodotto è la stessa. E la mini size di questo prodotto su Sephora viene 19,90 euro, quindi già solo 20 euro di questa. E a questo punto abbiamo già capito che il prezzo ci sta alla grande e mi sono abituata a togliere queste e andiamo avanti con la 2. E là, The Real. Allora, i prodotti, visto che qualcosa andrà a voi, la terra l'ho aperta perché non era chiusa. I mascara, se mai uscirà, non li apro perché qualcosa andrà a voi. Mascara allungante Jet Black, ecco qua, e il The Real.
sempre in mini sites, ma c'è la mini sites anche sul sito. Lo so perché spesso Benefit a me dei prodotti nuovi mi manda le mini sites, quindi ci sta. Poi abbiamo la 3. Ma ciao! Precisely my brown pencil. Esatto. Scusate, io sono abituata a fare questa cosa, voi la odierete, ma questa è la penna per sopracciglia. Vogliamo vedere il colore, è un 3, fatta così, ve l'ho anche recensita, e quella con la mina sottile, sottilissima. E già questa penso che sia 20 euro, quindi 20, 40, 60 euro. Direi che abbiamo già superato il valore del calendario solo con 4 prodotti. Il quarto, 4, non so, capite che non l'ho mai provata questa? Baby Pink Blush. Allora, questo, dato che non l'ho mai provato, scusatemi, ma sarà uno di quelli che tengo io. La confezione è sempre questa, è un blush da 4 grammi, bello. Non si vede. Profumo di talco, è chiarissimo, ma non si vede sulla mia cartagione. Però lo voglio provare. Ah no, questo è un 3,5 grammi. Ok, allora poi a questo punto giriamo e andiamo nelle altre caselle. Comunque solo 4, abbiamo già il prezzo del calendario. 24 ore brown setter, brown setting, il fissante per sopracciglia, un po' difficili da tirare fuori. Bello anche questo, se non sbaglio è quello ed è trasparente, gel invisible, esatto, gel trasparente per le sopracciglia. Poi la 6, ecco, si è aperta proprio male. Ok, oh, The Professional. Ah, questo è quello idratante, quindi il primer viso. Scusate, ma sono davvero scomode. Questa è una mini size. A questo punto, anche di questo voglio vedere sul sito. Ho controllato sul sito di Sephora e vi confermo, la confezione è questa, 7,5 ml, è la travel size che si vende, quindi quella è in commercio, e viene 16 euro. È quell'idratante e se è chiuso, esatto, è sigillato. Ed è il primer, il classico The Professional, quello classico, però nella versione idratante. Poi andiamo avanti, a questo punto andiamo alla 7. Wow, Roller Lash e un altro mascara. Pensa di venire fuori o... Ed eccolo qua, è il mascara sempre in mini size, ma è quello in formato vendita. E poi andiamo alla 8. La stessa forma di quell'altro. Ah, ecco, infatti, The Professional, questo è il classico. Ecco, magari non le avrei messe proprio in fila, però va bene. Questo lo conosco, è il classico, è il Pore Primer. Ottimo. Questo è ottimo. Oh, abbiamo già finito. Andiamo alla 9. Ciao! Anche questo è un must classico, il Bad Girl Bang, non riesco mai a dirlo. Allora, i mascara non vengono fuori neanche se, da mia parte si dice neanche se li paghi. In questo caso voi quando prendete il calendario in teoria l'avete pagato, a meno che non ve l'abbiano regalato, e quindi sarebbe il caso che uscisse. Eccolo qua. Oh! Eccolo qua. Sì, ha una confezione un po' diversa dalla classica, ma la quantità è la stessa e ci piace. E poi abbiamo la 10.
Ah, il Gimme Brown, questo invece è il mascara per sopracciglia, però dovrebbe essere quello colorato. Mi sta facendo litigare questo calendario. Diciamo che i prodotti da qua non escono neanche volendo, quindi non c'è rischio che si perdano o che se lo acquistate online vengono sballottati. Il Gimme Brown, questo è nel colore 3, sempre il 3 che è il classico, cioè è un marrone castano che può andare bene un po' a tutte. Schiarirlo un po' se siete bionde oppure intensificarlo se siete più more. Comunque è quella via di mezzo che può andare bene a tutti. Ultime due caselle di già la 11 dei Real Tinted Primer Mini Brown Tinted Lash Primer base mascara. Sapete che questo non lo conosco? Sempre della The Real, sì. Base mascara colorata. Ah, è una base per il mascara, quindi allungherà le ciglia. Non lo conosco proprio. Base mascara marrone. Mink Brown Tinted Lash Primer. Andiamo online. Ed effettivamente dice che è una base per mascara da usare da sola perché è leggermente colorata per dare appena un po' di definizione oppure da usare sotto il mascara. Dà definizione, intensifica e allunga le ciglia. Quindi invece di mettere niente, mettere questo però che non ha quell'effetto tipo questo, ma ha un effetto leggero. Ci piace, non lo conoscevo, mi piace l'idea di provare dei prodotti nuovi. Ultima casella di già. Io non so come farebbero con 12 caselle, il calendario è bello da 24. Oh, roller liner, l'eyeliner della Roller Lash. Bello finire così, ci piace finire così perché questo è l'eyeliner, che è nero, 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 ottimo, ci piace. Allora, io vi dico subito che il prezzo del calendario, perché è finito, già finito 12, che tristezza. Il prezzo del calendario è stato altamente superato, quindi ci sta. Mi piace l'idea di che hanno messo un po' di prodotti dentro, soprattutto i must da provare. L'idea dei primer, quello classico e quello più idratante. L'eyeliner ci sta e loro forse avrei messo anche quello. No, no, ci sta. Lui direi che è il migliore. Mi piace l'idea delle loro must con i mascara perché sono i più famosi e così uno li prova, li testa, belli, e poi i mini size. E dunque, cos'altro? Ah sì, c'è anche il primer per mascara che non conoscevo, i prodotti per le sopracciglia che sono tre, di cui uno trasparente, il fissante, ci piace, e poi la matita e il gel, quindi tutto per fare le sopracciglia, matita, gel fissante oppure fissante trasparente, perfetto. Direi che c'è davvero tutto. Mi piace anche molto l'idea della terra perché la ola è perfetta, è opaca, è perfetta sia per il contouring che pure per scaldare l'incarnato, perfetta sempre. E il Dandelion o Dandelion che è un blush illuminante. Baby. È un illuminante leggero, leggerissimo, quasi impercettibile sul viso, però ha quel leggero rosato. Carina l'idea delle confezioncine così perché sono più comode, secondo me, da portarsi anche dietro in valigia nel beauty piuttosto che de quella grossa, sempre in mini size perché la quantità è sempre quella, però sono davvero grosse. E mi è piaciuta questa idea quando mi hanno proposto di provare questo calendario al posto di quello di Sephora, ho detto sì, certo, anche perché tanti prodotti li conoscevo. E quindi alcuni andranno a voi, quindi sarete anche contenti anche voi di provare qualcosina. E comunque trovo che sia un valido calendario. Il prezzo è altino, quindi aspettate gli sconti perché ci sono sicuramente, oppure Black Friday, oppure gli sconti periodici da Sephora. Però
perché ci sono gli sconti anche del 20 o del 30% spesso, questo calendario è tra quelli che si possono scontare. Quindi in questo caso ne approfittate davvero e c'è un bello sconto. E se volete provare i prodotti, è effettivamente molto vantaggioso. Io direi che qui c'è tutto. Ci sono i loro top di gamma, quindi è perfetto. Ora fatemi sapere voi se questo calendario vi ispira. Magari aspettate di vedere se ci sono degli sconti superiori oppure se siete curiosi di provarle. Se vi può piacere l'idea delle 12 caselle, a me non piace. Sinceramente, se dovessi comprarlo, no, perché non mi piace le 12 caselle. Le preferisco a 24, però volessi provare questi prodotti, beh, con questo ho risparmiato tanto, tantissimo. E quindi sicuramente è un calendario molto, molto valido ed io spero di fatto conoscere un qualcosa di interessante che vi può piacere. E al prossimo video. Ciao! Sono qui, ciao! Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale, solo così potrai ricevere un regalino da me. Lo sai che estraggo ogni mese? Ciao!